un'iniziativa che si svolgerà per tutto il mese di agosto e che vedrà una serie di incontri sui grandi temi della politica e della società, della storia e della cultura. Allora, Alberto Settembre, che è il responsabile organizzativo di questa manifestazione, cos'è estate con il PD? Sì, è una manifestazione che vuole mettere insieme cultura, politica in questa cittadina di Amante, che negli ultimi anni ha ospitato diverse personalità. Abbiamo avuto, possiamo ricordare, Gratteri, Rodotà, Renzi, e quindi vogliamo continuare in questa tradizione di ospitare personaggi importanti e facendo iniziative di alto livello culturale e politico. E quindi abbiamo ideato questa estate con il PD a Diamante, che si protrarrà per tutto il mese di agosto. Puoi darci qualche nome di personaggi che interverranno? Sì, avremo il sottosegretario all'istruzione Reggi, avremo la Marzano, che l'onorevole Marzano, che è vincitrice da poco di un premio letterario, il premio Bancarella, che presenterà il suo libro. Avremo l'onorevole Gero Grassi, che è vicepresidente del gruppo PD alla Camera, che ci parlerà del caso Moro, e altre iniziative. Avremo anche l'onorevole Minniti, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Che presenterà il libro su Berlinguer. Sì, il libro su Berlinguer, il film su Berlinguer di Walter Veltroni. Allora, Pasquale Torrano è il segretario del circolo Francesco Principe di Diamante. Allora, il PD a Diamante, i prossimi impegni, come si svolgerà l'attività politica di questo partito? Il prossimo impegno sicuramente saranno le elezioni primarie che si svolgeranno nel mese di settembre, che vedono coinvolti personaggi illustri del nostro partito, ma mi preme precisare con due storie diverse alle spalle, con due prospettive diverse direi per il nostro partito. Abbiamo chi fa politica da una vita, che potremmo definire un professionista della politica, chi invece si affaccia allo scenario politico con idee diverse, con un'età altamente inferiore rispetto all'altro candidato e quindi con delle prospettive diverse. La cosa che vorrei sottolineare in questa differenza fra i due candidati del Partito Democratico, poi abbiamo anche il terzo candidato, che sono primari di coalizione, di Speranza, è il fatto che la società è cambiata sotto l'aspetto politico ed economico in maniera irreversibile. Questo cambiamento è stato determinato anche da chi ha fatto politica negli ultimi 30-40 anni. Chi ci ha portato a questo stato di cose, sulle questioni del lavoro, della sanità, delle infrastrutture, eccetera, eccetera, io non lo posso definire come colui o scegliere come colui che potrebbe determinare la rinascita della nostra regione. Per questo ho fiducia invece in Gianluca Callipo, che è maturato politicamente con questa crisi economica e politica che stiamo vivendo in queste nostre generazioni, la generazione nostra, e che può essere un artefice insieme a una squadra, che se sarà in grado di costruire una squadra giovane e vincente, di portarci al rilancio della Regione Calabria. Bisogna cambiare però, senza però disunirsi. Assolutamente no, perché chiunque dovesse uscire vincitore dalle elezioni primarie, il perdente dovrà mettersi al servizio del vincitore. Non è soltanto una questione anagrafica, penso di essere stato abbastanza chiaro, è una questione di prospettive, perché io purtroppo diffido dai professionisti della politica. Va bene, grazie e aspettiamo Gianluca Cali. Allora, buonasera, benvenuti alla prima di Estate con il PD a Diamante, una manifestazione che si protrarrà per tutto il mese di agosto, qui nella nostra splendida cittadina. Abbiamo voluto stilare un programma con personaggi per fare una manifestazione di alto livello politico e culturale. Iniziamo alla grande, c'è area di cambiamento in Calabria, allora abbiamo deciso di iniziare con un'intervista del giornalista Adriano Mollo al candidato alle primarie di coalizione del centro-sinistra, il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo. Prima di passare all'intervista, passo la parola al vice sindaco di Diamante, la dottoressa Francesca Casella, per un saluto. Buonasera, buonasera a tutti. A nome a mio personale, dell'amministrazione di tutta la città di Diamante, porgo il mio caloroso benvenuto a tutti qui presenti, residenti, turisti e in
al giornalista Adriano Molla e in particolare anche all'amico Gianluca Callipo, che questa sera ha anche l'onore di aprire appunto questa bellissima iniziativa Estate con il PD. E porto i saluti del sindaco, che si scusa per non essere presente qui questa sera per sopraggiunti e improrogabili impegni. Faccio anche un saluto agli organizzatori, il Pasquale Torrano, segretario del PD, e Alberto Settembre, segretario dei Giovani Democratici, anche responsabile dell'organizzazione di questa iniziativa Estate con il PD. E sicuramente non c'era modo migliore di iniziare che con l'importante presenza di Gianluca Callipo, che credo sia una risorsa umana di uno straordinario valore che rappresenta la Calabria migliore. La Calabria per bene, ma soprattutto la Calabria onesta, di chi sente il dovere del senso dello Stato e anche la responsabilità appunto di mettersi in gioco per la rinascita della nostra terra, della Calabria, ormai credo anche al collasso, soprattutto per il malgoverno da parte del centrodestra. Credo che risolvere le criticità di questa regione serve soprattutto un serio e concreto rinnovamento, soprattutto nelle persone, nei programmi, ma anche nella metodologia di scelta della nuova classe dirigente che dovrà avere la nostra regione. E, che dire, io auguro a Gianluca di ritornare a Diamante, soprattutto come governatore della Calabria, e auguro anche a voi tutti di buone vacanze e speriamo che il mese di agosto ci regali delle giornate più serene. Grazie. Grazie al Vice Sindaco. Ringraziamo l'amministrazione comunale per averci concesso la possibilità di utilizzare questo spazio. Passo la parola al segretario cittadino del Partito Democratico, Pasquale Torrano. Buonasera. Ringrazio tutti gli intervenuti, tutti i segretari di circolo, che vedo che siete molto numerosi, tutti i Democrat presenti e tutti i cittadini incuriositi da questa nostra prima uscita del Partito Democratico. Sarò molto breve, Gianluca, perché abbiamo già sforato di un'ora. Porto il saluto del circolo di Diamante, il circolo Francesco Principe del Partito Democratico, e colgo l'occasione per prendere spunto da un'intervista tua che ho letto stamattina. Noi qui abbiamo un problema che non è soltanto generazionale, noi abbiamo un problema economico e politico, nel senso che dall'intervista di stamattina ho letto che le cose economicamente e politicamente in Calabria, ma non solo in Calabria, in tutto il paese, sono cambiate in modo irreversibile. Le cose sono cambiate e sono gli artefici di questo cambiamento irreversibile, sono i professionisti della politica. Io diffido dai professionisti della politica e questa situazione drammatica che si è venuta a creare, economica e politica, non può essere affidata nelle mani di chi fa politica da 30 e 40 anni. Non è solo una questione generazionale. Io ho fiducia in Gianluca Callipo e nella squadra che lui saprà costruire, perché lui è maturato in questa crisi come tanti altri amministratori. Chi invece ci ha portato in questa crisi farebbe bene a starsene a casa. Ed è per questo che noi dobbiamo sostenere alle elezioni primarie e poi alle elezioni regionali Gianluca Callipo, perché è l'unica speranza, insieme alla squadra che lui saprà costruire, per uscire da questo pantano in cui ci siamo andati a ficcare. Non la farò più lunga perché siamo in ritardo. Ti faccio un appello a ritornare qui quando sarai presidente di questa regione e risolvere un problema per noi di vitale importanza che i professionisti della politica purtroppo ci hanno consegnato. Uno scempio qui davanti che adesso non puoi vedere, ma poi dopo l'intervista ti faremo vedere. Grazie e in bocca al lupo. Beh, che dire allora, cambiamo la Calabria, cambiamola insieme. Passo la parola al giornalista Adriano Mollo. Grazie, buonasera, benvenuti. Io prima di iniziare volevo ringraziare le forze dell'ordine, perché oggi è stata un'operazione qui a Diamantea, qui a Diamante, e probabilmente è stata fatta a piena luce su
un attentato che ha subito il sindaco. Vi vorrei invitarvi a fare un applauso alle forze dell'ordine, alla magistratura e a tutti quelli che si battono per la legalità. Allora, Gianluca Callipo l'ho conosciuto un po' di tempo fa, ragazzo giovanissimo, 32 anni, laureato, ha già un'esperienza di amministratore alla provincia di Vibo Valentia, dove è stato assessore al turismo. Lì lui guida da alcuni anni il comune di Pizzo, che è una delle perle, insieme a Tropea, insieme a Diamante, insieme a tanti piccoli paesi della Calabria, sono delle vere perle, e quello che di bello noi possiamo anche mostrare fuori dai nostri confini. Lui ha deciso di cimentarsi, non so con quanta consapevolezza, in questa sfida alle primarie, non solo contro Mario Oliverio, ma soprattutto guidare una regione complicatissima. Personalmente, dal punto di vista professionale, la seguo ormai da 15 anni, ne ho visti passare di presidenti, di consiglieri regionali. Molte cose purtroppo in Calabria sembrano che siano immobili, che siano intoccabili. Gianluca, non so se hai consapevolezza della sfida che vai a fare, perché noi abbiamo visto un giovane come Spelliti lavorare in questi 4 anni, pochi problemi sono stati risolti, anzi alcuni problemi si sono aggravati. Ti chiedo, tu c'hai 32 anni appunto, chi ha governato questa regione, l'abbiamo visto anche con Loiero, con Chiaravallotti, si è poi bruciato le mani, e ti dico, ma chi te lo fa fare? Sì, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto consentitemi davvero di ringraziare Francesca e tutta l'amministrazione comunale, tutti gli amici qui presenti, gli amici del circolo PD, dei giovani democratici, i parlamentari, per me punto di riferimento Ernesto Magorno innanzitutto e Stefania Covello, e tutti quanti voi presenti davvero. La prima uscita pubblica da quando abbiamo presentato la candidatura, cosa avvenuta 2 giorni fa, e sono estremamente contento di farla qui a Diamante, di farla nella bellissima Diamante e di farla con tanti amici come voi. Arrivo subito però a rispondere alla tua domanda per entrare al sodo. Tu hai detto: hai convinzione, sei convinto di ciò che fai? Io sono convinto che se noi giovani non entriamo oggi in politica, non entriamo oggi nelle amministrazioni, non entriamo oggi anche a livelli superiori che vanno oltre a livello delle amministrazioni locali, perché nelle amministrazioni locali già da un po' di anni per fortuna abbiamo un ruolo importante, io lo vedo anche attraverso l'ANCI, io seguo il l'ANCI Giovani e vedo quanti giovani amministratori sono partiti già da 4, 5 anni, 3 anni ad avere ruoli importanti negli enti locali. È necessario che la forza dei giovani, l'entusiasmo dei giovani, le nuove idee dei giovani possano impegnarsi anche ai livelli superiori e in una regione come la nostra certamente anche nell'amministrazione regionale. Chiaramente va fatto con la consapevolezza che serve l'aiuto di tutti, con la consapevolezza che siamo in un momento straordinario, in cui non basta l'ordinaria amministrazione, in cui servono scelte straordinarie, interventi straordinari che si devono fare con certamente il rinnovamento che si ricordava prima, che è stato anche richiamato prima dagli interventi che mi hanno preceduto, ma con la convinzione che la sfida è ardua, che la regione che ereditiamo è una regione disastrosa sotto tutti i punti di vista e in tutti i settori, che il lavoro da fare è tantissimo, ma credo che se le nuove forze, le nuove leve di un territorio bello e importante come il nostro non scendono in campo, le cose non cambieranno mai, perché il risultato di quello che noi è sotto gli occhi di tutti quanti noi è il risultato di una politica trentennale che purtroppo non solo non ha colto le mille opportunità e le mille occasioni di sviluppo per la nostra bella terra, ma non è nemmeno riuscita a risolvere o attenuare i problemi che in tutti i settori non solo non sono stati risolti, ma addirittura si sono aggravati, e lo vediamo anche negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. Penso all'emergenza ambientale, ma penso all'emergenza legata alla sanità, penso alle tante emergenze che ci sono sul territorio. Lei
Nei giorni scorsi è appena venuta fuori la tua candidatura, sia il segretario regionale Ernesto Megorno, che è qui tra noi e che ringrazio per l'invito per moderare questa intervista, per essere qui, ha detto da subito che la sfida qui in Calabria per le primarie è tra innovazione e restaurazione. Prima ha parlato anche il segretario, ha parlato di cambiamento, ma soprattutto credo che in Calabria si parla molto più di speranza, perché soprattutto tra i giovani non c'è speranza, non si guarda al futuro con serenità. Allora, quali sono le politiche? Cioè, la politica, più che le politiche, la politica, il cambiamento, come lo attua? Dicendo no a cosa? Innanzitutto, credo che bisogna far sì che anche i calabresi ritornino a credere nella politica, nella buona politica, perché non vi è dubbio che la soluzione alle tante problematiche del nostro territorio devono passare dalla politica, non c'è alternativa in uno Stato democratico, non c'è alternativa a questo. Si tratta di capire come la si vuole fare questa politica. E siccome io credo che per guardare al futuro bisogna anche guardare il passato, e quindi non si può pensare di mettere nuovi orizzonti davanti a noi senza guardare ciò che abbiamo ereditato dalle vecchie, tra virgolette, classe politica, che, attenzione, non è un aspetto generazionale. Saremmo poco attenti o troppo semplicisti se pensassimo che le questioni possono cambiare solo facendo sì che i giovani entrino ad avere un ruolo importante nell'attività politica piuttosto che amministrativa del territorio. E vi è la necessità di un modo diverso di affrontare i problemi. Noi abbiamo spesso le soluzioni sotto gli occhi, non si tratta di avere grandi idee in alcuni casi, basta copiare ciò che viene fatto altrove. Bisogna probabilmente recuperare innanzitutto la capacità di scelta. Una classe dirigente è tale perché deve assumere delle scelte e deve, in base a quelle scelte, trasformarle in azioni concrete che devono attuare degli interventi sui territori. Noi abbiamo avuto una classe dirigente, e quella la classe, la politica alla quale dobbiamo dire no, che non fa le scelte, che ha rinviato le scelte facendo sì che i problemi si acuissero. Abbiamo bisogno di una politica che dica no alle scelte quando vengono fatte in modo clientelare. E quindi le scelte devono essere fatte, ma devono essere fatte anche bene. La meritocrazia deve tornare e deve essere un elemento determinante nelle scelte che riguardano la dirigenza di tutte quante le strutture, di tutto l'apparato burocratico della regione. Ed è chiaro che una figura nuova come me non ha quei lacci e lacciuoli a quale rimanere legato, che possono crearti il problema anche di spostare il dirigente di turno da un settore a un altro. Non ha quel legame con quelle politiche clientelari e spesso poco chiare che comunque hanno caratterizzato la nostra regione. Non ha tutta una serie di vincoli che certamente possono consentire di intervenire più facilmente su questi aspetti. Chiaramente serve poi e servono anche le nuove idee, servono anche e serve anche l'entusiasmo e la forza che figure nuove possono portare, e non è una questione d'età, perché io conosco tante persone anche con una certa età, ma che hanno idee e un modo di fare le cose che è meglio anche di tanti giovani. Però, e quindi io prima dicevo, è necessario lo sforzo di tutti anche per questo, però bisogna fare questo con la consapevolezza che davvero siamo in un momento nel quale è necessario tracciare una linea, dire vogliamo continuare con ciò che è stato, possiamo farla questa scelta. Il 21 settembre possiamo decidere di votare Oliverio e tutto rimarrà così com'è, perché se per 30 anni non si è riusciti e non sono riusciti a fare quello che avrebbero dovuto fare e i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi di tutti, benissimo, se siamo contenti teniamolo. Se però invece crediamo che ci può essere un'alternativa, che questa alternativa può essere un'alternativa credibile, un'alternativa che si basa anche sulle esperienze. Io ho comunque un'esperienza che mi ha consentito di formarmi
come si ricordava prima, negli anni della crisi, perché è ben più difficile amministrare quando le risorse non ci sono, è ben più difficile amministrare e dare servizi ai nostri cittadini in un momento in cui noi dobbiamo tagliare. Era facile 20 anni fa o 15 anni fa, 30 anni fa, dare servizi quando i fondi arrivavano a pioggia, quando lo Stato mandava le risorse con le semplici richieste, quando non c'erano mille vincoli e le mille difficoltà di oggi. Oggi chi amministra oggi gli enti locali lo fa con una concezione totalmente diversa da quella che era il passato, ed è la concezione con la quale oggi devono essere affrontate le cose, è il metodo che oggi va utilizzato, e io credo che io e la squadra soprattutto che formeremo avrà questo metodo, avrà queste competenze, avrà questa capacità e potrà dare ai calabresi la speranza che finalmente i problemi iniziano a risolversi e che finalmente si possa pensare anche ai nostri giovani, anche i nostri giovani possano pensare a vivere il loro futuro qui, perché qui possono trovare le soddisfazioni professionali di cui hanno bisogno. Quando dici tracciamo una linea, no, immaginaria, una linea per terra, questa linea vorresti tracciarla anche rispetto all'esperienza ultima del Consiglio regionale, rispetto anche al gruppo del PD, al gruppo del centrosinistra, o pensi che invece abbiano fatto un buon lavoro all'opposizione? Ma sicuramente l'ultima amministrazione regionale, lo accennavo prima, lascia dei disastri enormi, e certamente anche il ruolo del nostro partito non è stato forse dei migliori, lo possiamo dire, possiamo ammettere che il Partito Democratico in Calabria negli ultimi anni ha passato una fase difficile della propria storia, siamo passati da anni di commissariamento, solo oggi, solo da pochi mesi abbiamo la fortuna di avere un segretario come Ernesto Magorno, che ha ripreso le redini di questo partito e che sta consentendo di far sì che questo partito torni ad essere presente, a svolgere il ruolo che ha, che è un ruolo anche di coordinamento rispetto a quelli che sono i soggetti che a livello territoriale hanno ruoli amministrativi, e certamente partendo anche dalla classe dei consiglieri regionali, che sicuramente ha commesso degli errori, non lo possiamo negare. E credo che la nuova fase che nel Partito Democratico si è aperta con la nuova segreteria di Ernesto possa far sì che i problemi che abbiamo visto negli ultimi anni non si ripetano. Allora, come abitualmente, almeno abbiamo visto negli ultimi, almeno ho visto io negli ultimi 15 anni, a 6 mesi di solito dalle elezioni ci sono quelli che governano, che puntualmente perdono, che iniziano a fare l'occhiolino all'altra parte, quella che si immagina di vincere, insomma. Parliamo dei trasformisti, chiamiamoli, ha usato un termine un dirigente del PD ieri, banderuoli, cioè quelli che passano da una parte all'altra, quelli che cambiano idea ogni 5 minuti. Rispetto a questo modo di fare che c'è anche soprattutto nel centro-sinistra e anche tra i consiglieri regionali, tu come ti poni? Ma innanzitutto io non mi preoccupo dal fatto che si possa cambiare idea, che si possa pensare di avvicinarsi al progetto che si vede vincente. È una cosa probabilmente naturale, ci possiamo fare ben poco. L'importante è che ci sia innanzitutto la consapevolezza che quando si cambia idea, e nel momento in cui si arriva quindi a voler sostenere il progetto che noi abbiamo messo in atto, si deve sottostare a quelle che sono le condizioni che noi stiamo mettendo in atto, e quindi accettare il fatto che si tratta di fare un qualche cosa di eccezionale, un qualche cosa di nuovo, di totalmente diverso rispetto a ciò che è stato. Dopodiché bisognerà anche avere la capacità di dare il giusto peso, il giusto valore alla coerenza, e quindi è chiaro che chi arriva all'ultimo minuto non può pretendere di comandare, non può pretendere di avere un ruolo determinante rispetto alle tante scelte che si devono fare, ma è giusto che ci sia, è giusto che abbia anche la possibilità di cambiare idea, ed è giusto che si rimetta in gioco insieme agli altri per provare a dare il proprio contributo. No, perché ho fatto questa domanda perché proprio pochi giorni fa il parlamentare Nicodemo Oliverio, invece, rispetto a questo, dice che bisogna dire no. Assolutamente dire no a quelli che cambiano casacca ad ogni cambio di maggioranza. Quindi tu invece da questo punto di vista dici guardiamo chi sono, guardiamo le loro storie, mi pare di capire, più che dire no a priori. Io credo che lui non volesse dire no a priori,
io credo che bisogna e credo che lui si riferisca a qualche caso specifico. Ora bisognerebbe chiederlo chiaramente a lui, ma è chiaro che dire no a priori secondo me è un errore. Secondo me è giusto il Partito Democratico di Renzi alle ultime europee ha preso il 40,8% dei voti. Un partito per ottenere il 40,8% dei voti significa aver ottenuto consensi di persone che prima votavano Berlusconi, per forza, perché diversamente non è possibile, di persone che votavano magari anche 5 Stelle fino a pochi mesi prima delle europee, persone che hanno votato e che hanno sostenuto e si sono impegnate fortemente in altri progetti. Credo che sia normale, ci possa stare, ci può stare cambiare idea, bisogna capire se chi arriva pretende di comandare o no. Ora io non so se e quale caso specifico potesse far riferimento in quell'intervento, io credo che bisogna valutare i casi perché ci può stare il cambiare idea, bisogna vedere chi la cambia e qual è il trascorso della persona che la cambia e allora in quel caso le cose possono certamente anche essere diverse. In questa legislatura abbiamo visto, è iniziata malissimo con l'arresto di alcuni consiglieri regionali per fatti gravissimi tra l'altro, fatti di mafia. Rispetto alle battaglie per la legalità, la trasparenza e soprattutto per evitare l'inquinamento delle istituzioni, quali precauzioni pensi di fare nella composizione delle liste, della squadra, dei dirigenti? Questo penso che sia l'elemento centrale di qualunque scelta che noi andremo ad attuare, questo lo posso garantire perché a noi non interessa affatto prendere i voti dell''ndrangheta o i voti della mafia o i voti di chiunque può pensare che trova degli amministratori che consentiranno determinate logiche. Non ci interessano, possono andare a votare altri o magari non votare proprio, che forse in quel caso è anche meglio, forse è l'unico caso in cui è meglio che qualcuno non voti, ma sicuramente bisogna fare e avere il coraggio, anche forti, bisogna essere convinti che la trasparenza è una necessità, ma nel vero senso della parola, non detta e poi poco praticata. Bisogna riuscire a rendere trasparenti mettendo online qualunque attività che viene fatta, che viene portata avanti. Bisogna chiedere un forte intervento e aiuto da parte del governo nazionale e io sono contento del fatto che nel momento in cui andremo ad amministrare questa regione potremo contare su un governo che sarà attento a questa regione, potremo contare su una classe di parlamentari che farà sì che il governo si impegni con questa regione, perché è chiaro che la battaglia sulla legalità è una battaglia che non possiamo vincere da soli, è una battaglia che passa anche da un cambio culturale, da un cambio di mentalità che noi calabresi dobbiamo mettere in campo e quindi per prima la classe politica, perché la classe politica deve tornare ad essere buon esempio e non cattivo esempio per le classi per i cittadini che chiaramente non possono cambiare i comportamenti se poi proprio da chi fa politica vedono fare l'opposto. Però serve un forte impegno, un forte ruolo del governo nazionale che credo ci possa essere, già la cabina di regia è un segnale importante in questa direzione e so che tante sono le iniziative che si vogliono mettere in atto e avendo una politica nazionale forte, degli interventi del governo forti a sostegno dell'attività che la magistratura, che le forze di polizia, che tutti quei soggetti che si spendono quotidianamente con mille difficoltà riescono a portare avanti, io sono convinto che questa battaglia possa essere affrontata con la convinzione di poterla vincere. In Calabria in molti settori in questi anni molte cose non sono cambiate, chi ci ha provato ne è rimasto bruciato, sostanzialmente le lobby spesso impongono le scelte politiche, mi riferisco alla sanità privata soprattutto, ma anche le lobby dei trasporti. In Calabria non si fa mai un piano dei trasporti perché ogni volta ci sono delle resistenze. Rispetto a questo invece che impegni pensi di poter prendere? Ma anche su questo io non mi scandalizzo dal fatto che ci siano le lobby, in tanti paesi del mondo è un qualche cosa di naturale e può anche essere giusto che una corporazione che rappresenta una classe di imprenditori piuttosto che un settore specifico possa avanzare delle richieste. Il problema è che fino ad oggi la classe politica, la classe dirigente, che è quella che avrebbe dovuto fare le scelte, come dicevamo all'inizio di questa intervista, non le ha fatte e spesso non le ha fatte perché venivano messi i veti
da coloro i quali poi si ritenevano svantaggiati da determinate scelte, o quando sono state fatte a vantaggio delle lobby e non a vantaggio dei cittadini. È giusto ascoltarle, però poi è necessario che la politica faccia le scelte. Le scelte devono essere fatte in base all'interesse di tutti, a quello deve puntare una classe politica seria, una classe politica onesta, una classe politica che vuole fare l'interesse di un territorio, della classe politica nella quale noi crediamo, per la quale noi ci impegniamo e che ci porta a trovare l'entusiasmo, la forza di volontà, le risorse umane, di tempo e tutto quello che ci investiamo in un progetto come quello che stiamo affrontando in questi giorni, in queste settimane, che affronteremo nei prossimi 5 anni. È chiaramente difficile, bisogna riconoscerlo, però bisogna, se si vuole cambiare, bisogna cambiare proprio da qui, bisogna iniziare a fare le scelte che servono ai calabresi e non le scelte che servono a qualcuno. Secondo te perché da 6 mesi non si riesce a fare il piano dei rifiuti e perché secondo te c'è una parte del Consiglio regionale che non fa quelle scelte, ad appannaggio di chi? Chi ci guadagna in tutto questo, nell'emergenza dei rifiuti? Ma non so i nomi di coloro i quali ci guadagnano, la logica è sempre la stessa, io so chi ci perdiamo noi tutti, ci perdiamo noi calabresi, ci perde l'immagine della Calabria davanti alle migliaia di turisti che in queste settimane per fortuna vengono a fare visita nella nostra regione, e ci perdiamo noi calabresi con le tasse che paghiamo senza avere il servizio, con delle addizionali IRPEF che sono quelle massime, con le addizionali con le accise sui carburanti che sono quelle massime in Italia, tutto al massimo per ottenere i servizi peggio di qualunque altra parte, non d'Italia ma d'Europa. E chiaramente ci perdiamo tutti perché la classe politica non è in grado, la classe politica che abbiamo avuto fino ad oggi si è dimostrata non in grado di affrontare le problematiche di questa regione, non è stata in grado di fare le scelte, e quindi è chiaro che se tu non scegli e rinvii e impieghi mesi e mesi e mesi per fare cose che invece dovrebbero richiedere, proprio perché urgenti, degli interventi fatti in giorni, i problemi si acuiscono, i problemi non si affrontano. Non si è capito che la classe dirigente è quella che fa le scelte, quelle scelte devono essere fatte bene. Noi abbiamo visto in questi mesi un Consiglio regionale che spesso non solo le scelte non le ha fatte bene, le ha fatte male, ma non le ha fatte, come nel caso dei rifiuti, e ora vedremo se al prossimo Consiglio regionale questa legge verrà fuori o ci sarà l'ennesimo rinvio. Nel 2010, quando Scopelliti ha preso le redini della regione, si è trovato il primo problema, che era quello della sanità, che credo che anche il prossimo, non so se sarai tu o qualche altro presidente, dovrà risolvere questo della sanità. Lì Scopelliti fece una scelta politica che poi si è rivelata fallimentare, che è stata quella di scegliere il commissariamento, di farsi commissariare, convinto poi di avere mani libere, non ha pensato che poi c'era tutta un'altra serie di trappole dietro il commissariamento. Secondo te la prima cosa da fare qual è sulla sanità? Sulla sanità penso che più di prima ci sono davvero tante, troppe cose da fare purtroppo. Noi ancora oggi vediamo e abbiamo una spesa sanitaria enorme, continuiamo ad avere migliaia di calabresi che sono costretti ad andare fuori regione per curarsi e siamo costretti anche a spendere, quindi a pagare le altre regioni per rimborsare quello che i servizi offerti dalle altre regioni ai nostri concittadini e che noi non siamo in grado di offrirgli qui. Eppure tante regioni hanno fatto dei passi da gigante su questo settore, io penso anche alla vicina Basilicata che anche sulla sanità come in tanti altri settori ha fatto dei passi da gigante tanto da uscire dall'obiettivo convergenza. Noi invece abbiamo fatto dei passi indietro, sicuramente le scelte di Scopelliti hanno fatto fare alla nostra regione dei passi indietro, abbiamo visto effettuare dei tagli che si sono trasformati non in tagli agli sprechi e quindi riduzione di sprechi ma in tagli di servizi, in scelte che hanno premiato non la competenza e il merito ma spesso logiche di convenienza politica. Abbiamo visto smobilitare anche quelli che erano dei centri di eccellenza, penso alla Fondazione Campanella, un centro di eccellenza riconosciuto da tutti, non devo essere io qui a dirlo, riconosciuto da tutti, che noi abbiamo avuto la capacità, noi avremo la capacità di rivalorizzarlo magari se riusciremo a fare in tempo, perché quello è davvero sta arrivando allo stadio finale.
si è riusciti ad avere la capacità di distruggere anche ciò che di positivo c'era. E questo non può essere consentito. Scovelliti ha fatto delle scelte che sono davvero aberranti. È necessario circondarsi di grandi tecnici, di grandi competenze, che per fortuna ci sono anche nelle nostre strutture ospedaliere. Noi abbiamo centinaia di medici, centinaia di persone che hanno dei ruoli che sicuramente spesso sono sottovalutati, che hanno delle competenze, della capacità, una voglia di fare incredibile, e che poi spesso ai quali non vengono dati i giusti ruoli, non vengono dati i giusti spazi. Bisogna innanzitutto portare a far sì che anche nella sanità, come negli altri settori, ma nella sanità più di altri, il merito, la formazione siano elementi basilari alla base di qualunque intervento, e poi le competenze. Senza competenze non andremo da nessuna parte. Ogni cosa complessa, e la sanità è forse tra le più complesse, richiede grandi competenze. Bisogna riuscire a circondarsi di grandi competenze e non di grandi portatori di voti. Bene. Fondi comunitari. Secondo alcuni tecnici anche qualificati, rischiamo di perdere almeno tra i 500 e gli 800 milioni di euro a fine 2015, perché ancora bisogna impegnare ben un miliardo, oltre un miliardo di euro di fondi comunitari. La spesa è ferma al 29%, in un anno e mezzo, prendiamoci chiaro, ci sono anche le elezioni, è impossibile farlo. Una curiosità, il comune di Pizzo come investirà, che progetti ha realizzato per attraverso i fondi comunitari, vuole realizzare con i PISL per esempio? Sì, noi abbiamo ottenuto un PISL per effettuare degli interventi di qualificazione del centro storico, abbiamo ottenuto altre piccole risorse perché la Regione Calabria ha deciso di fare, i PISL ne sono un esempio, di dare i 400.000 euro, i 300, i 500.000 euro a comune, a ciascun comune, pensando di fare così il miglioramento della spesa. Abbiamo sicuramente PISL, sicuramente i PIR, sicuramente diverse risorse comunitarie sono state utilizzate. Le principali le abbiamo ottenute dal governo, erano risorse che erano state ottenute negli anni passati dal governo nazionale, che il nostro comune non aveva speso e che abbiamo speso noi. Il contratto di quartiere per esempio è uno di questi, che sta consentendo di effettuare dei lavori per 6.700.000 euro nel nostro centro storico, che ci stanno consentendo di effettuare dell'edilizia sociale, un intervento importante nell'edilizia sociale, 25 alloggi per giovani coppie e anziani. Sono fondi comunitari, solo questi legati a PIR, a PISL, a quelle poche possibilità che sono state date ai comuni per attingere, per attrarre fondi comunitari. Consentitemi infatti di aprire una parentesi. Io vedo, forse negli anni passati c'era spesso la poca preparazione degli enti locali a fare i progetti che servivano per ottenere i fondi comunitari. Oggi si è passata forse al livello opposto, cioè negli enti locali si ha ora la capacità, la consapevolezza che è necessario utilizzare questi strumenti e anche come devono essere utilizzati, magari anche con l'ausilio di consulenti, di soggetti che possono apportare e dare il proprio contributo. Però abbiamo una regione che è venuta meno nello svolgere il proprio ruolo, che è quello di creare le condizioni a che gli enti locali, così come i privati, possano utilizzare questi fondi, perché se la regione non fa i bandi, un comune per quanto può avere un progetto valido non lo può presentare. Se la regione fa il bando e lo pubblica nel 2008 e il risultato esce nel 2014, come è avvenuto per esempio per i fondi sul turismo, che hanno fatto sì che gli imprenditori turistici presentassero i loro progetti nel 2009 e la graduatoria è uscita a fine 2013 o primi 2014, questa è una cosa vergognosa, perché significa non mettere in condizioni coloro i quali vogliono utilizzare le risorse, i comuni, l'imprenditoria, nel poterlo fare. Questa è una qualche cosa che non può essere tollerata, non è accettabile, anche perché voglio aggiungere una cosa, un imprenditore che nel 2009 fa un progetto di investimento per la propria azienda, significa che nel 2009 ha bisogno di quel macchinario o quell'impianto o qualunque altra cosa. Dal 2009 al 2014 cambia il mondo per come vanno oggi le cose. È un'impresa dal 2009 al 2014, probabilmente se è ancora viva avrà esigenze diverse, e noi la Regione Calabria ci permettiamo di impiegare il 2009, il 2010, il 2011, il 2012, il 2013 solo per valutare la graduatoria. In questo modo i fondi comunitari non si possono spendere. Talmente vera.
talmente vera questa cosa che ci sono dei fondi anticrisi, quasi 200 milioni di euro fermi all'assessorato alle attività produttive dal 2009-2010, insomma il 2014 la crisi è finita, le imprese sono fallite la maggior parte, quindi il problema c'è lo stesso problema, ci sono i PIA, hanno dovuto prendere atto alla regione che le imprese non fanno più gli investimenti e ridanno i soldi indietro. Per creare posti di lavoro immaginabile che possa farlo ancora il pubblico, perché un altro problema che dal mio punto di vista alla sinistra, che è quello che anche i sindacati pensano solo ed esclusivamente alle stabilizzazioni, ma si pensa poco a come invece trovare risorse per gli investimenti, perché dal mio punto di vista solo le imprese creano posti di lavoro. Tu cosa immagini di fare rispetto a questo? No, io sono estremamente convinto su questa affermazione. Significherebbe vivere 20 anni fa se pensiamo che è lo Stato che oggi può dare i posti di lavoro. Lo Stato deve creare le condizioni affinché si creino i posti di lavoro, e i posti di lavoro devono essere creati dalle imprese. È chiaro che i fondi comunitari devono essere utilizzati affinché le imprese abbiano tutte le condizioni per poter stare sul mercato, in un mercato difficile come quello che c'è in Calabria, anzi possano essere agevolate magari rispetto ad altre regioni d'Italia. Per questo siamo in obiettivo convergenza, perché qui ci sono e c'è la necessità di avere delle risorse straordinarie per sostenere l'economia, così come per sostenere una serie di settori pubblici. Però è chiaro che bisogna far sì che ci siano dei tempi certi nei sostegni che vengono dati alle imprese, che questi sostegni vengano concentrati nei settori che possono creare sviluppo in Calabria, penso al turismo, penso all'agricoltura, che è forse l'unico settore che negli ultimi anni ha visto crescere l'avvio di nuove imprese da parte dei giovani, perché i giovani stanno tornando a scoprire l'importanza del settore agricolo, e l'importanza del settore agricolo non è e non finisce all'aspetto economico, ma abbraccia anche l'aspetto dei territori, del mantenimento dei territori e quindi la riduzione del rischio idrogeologico, anche il turismo, perché c'è il turismo enogastronomico che è fortemente collegato chiaramente all'agricoltura, abbraccia tutta una serie di altri aspetti. È chiaro che bisogna far sì che in questi settori ci sia il sostegno alle imprese, ma che sia un sostegno alle imprese locali, non ai imprenditori che arrivano da fuori, aprono qui l'impresa, fanno il capannone, dopo un anno lo chiudono, i soldi li prendono e li portano al nord o all'estero. Questa è una cosa che chiaramente va controllata da una regione che funziona, così come vanno controllati i tempi, vanno obbligati i tempi. Io a Pizzo ho partecipato un anno fa, poco meno di un anno fa, a settembre dello scorso anno, al decreto che ha dato i finanziamenti della scuola. Molti comuni lo abbiamo fatto, a settembre abbiamo presentato i progetti, dopo un paio di mesi sono uscite le graduatorie, dopo un paio di mesi abbiamo fatto le gare, dopo qualche altro mese abbiamo aggiudicato, i lavori li stiamo facendo e a settembre li finiremo. In un anno abbiamo utilizzato i 250.000 euro che abbiamo ottenuto da questo finanziamento. Si deve far sì che anche i fondi comunitari nella regione Calabria possano essere spesi nello stesso modo, non ci dobbiamo inventare nulla, fare in modo che da quando tu pubblichi un bando a quando tu spendi le risorse non deve passare più di un anno. Tu sei sindaco di una cittadina come Pizzo, dicevamo prima, uno dei posti emblema del turismo calabrese, hai fatto anche l'assessore al turismo, tra l'altro in quella provincia di Vibo che a mio avviso è l'unico distretto turistico che c'è in Calabria degno di questo nome, con un'alta presenza di turisti stranieri. Quel modello è immaginabile replicarlo in altri posti della Calabria, e come? Giusto per capire come creare anche posti di lavoro. Certamente sì. Allora, la provincia di Vibo è avvantaggiata nel settore del turismo, questo lo dobbiamo dire, perché chiaramente ha una posizione tale che ne garantisce l'accessibilità. Io penso che noi sul turismo abbiamo bisogno di almeno tre elementi. Uno è l'accessibilità. L'accessibilità è sia materiale che immateriale, cioè materiale ovvero è quella parte che consente al turista di arrivare nel luogo in cui vuole andare a passare le proprie vacanze, e quindi l'aeroporto, che nel nostro caso è molto vicino alla nostra provincia, uscite autostradali, linea ferroviaria e portualità. L'accessibilità è anche quella immateriale, perché io per sapere che posso andare a visitare Diamante da Pizzo, quando sono a Pizzo devo sapere che esiste Diamante in Calabria, e quello che a Diamante c'è, perché se io non so che c'è questa perla difficilmente verrò,
perché e questo è ancora più grave, perché significa non solo, e noi spesso questa carenza ce l'abbiamo, cioè non solo abbiamo delle perle, ma non creiamo nemmeno le condizioni a che coloro i quali vengono o vogliono venire sappiano che esistono queste perle e che quindi possono andarle a visitare. Quindi abbiamo innanzitutto una necessità di accessibilità materiale e immateriale, quindi informativa, di promozione, di tutta quell'attività che deve consentire di far sapere ciò che abbiamo e affinché poi si possa essere spinti ad andare a conoscerlo. Abbiamo bisogno di interventi seri nella materia della promozione, penso a quella internazionale, che non si fa partecipando alla BIT o alla fiera in giro per il mondo spendendo così milioni di euro. Oggi lo si fa in modo totalmente diverso, in quel modo forse lo si faceva negli anni 80 e noi abbiamo continuato a farlo solo in quel modo. E lo si fa anche sostenendo le imprese, l'imprenditorialità attraverso la formazione, consentendo che le nostre professionalità capiscano che il turismo non è un qualche cosa che si può fare solo un anno, e quindi io 11 mesi l'anno faccio altro e poi un mese all'anno mi in qualche modo provo a fare l'albergatore turistico piuttosto che l'operatore turistico in genere. Bisogna capire che il turismo in Calabria è un qualche cosa che può funzionare 6 o 7 mesi l'anno, e per questo bisogna però far sì che i nostri operatori turistici hanno le adeguate formazioni, hanno un'adeguata formazione che gli consente anche di essere professionali e professionisti del settore. Certamente c'è bisogno di tanto. In provincia di Vibo non possiamo parlare di un vero e proprio distretto turistico, e dico perché. Sicuramente abbiamo il territorio nel quale c'è la maggiore concentrazione di posto letto per chilometro quadrato in Calabria, ma è anche uno dei più alti d'Italia, perché noi abbiamo nella costa che va da Pizzo fino a Ricadi 45-46 mila posti letto, parlo dei posti letto ufficiali, cioè quindi quelli senza considerare seconde case, senza considerare tutta quella ricettività che c'è e che è Airbnb, insomma è notevolissima. 45 posti letto rappresentano poco più del 20% dei posti letto di tutta la regione, e parliamo di un pezzettino di costa. Quindi c'è una massiccia presenza di strutture ricettive, però manca un elemento base, manca un manager di tutta questa struttura turistica, cioè manca un soggetto che faccia da coordinatore di tutte quelle che sono le strategie, le azioni, le iniziative turistiche, e questo soggetto deve essere certamente pubblico, ma deve anche coinvolgere i privati attraverso i consorsi che non ci sono, attraverso il ruolo del pubblico che si fa da controllore ma da soggetto coordinatore delle politiche di sviluppo turistico. Mancano tutta una serie di elementi che purtroppo fanno sì che non si possa parlare di distretto turistico nemmeno in quel caso, pur avendo diciamo questa ricettività di cui vi accennavo prima. Bene. Non so se ce lo conferma il segretario Magorno, dovrebbe venire Renzi forse questo mese, confermato per il 14, ancora non sappiamo. Cosa chiederai al Presidente del Consiglio, al di là, immagino, del sostegno nella campagna elettorale? Ma chiedo quello che stanno già chiedendo Ernesto Magorno, che sta chiedendo Stefania Covello, quello che stanno chiedendo i nostri parlamentari, che stanno facendo un lavoro enorme per questo. Attenzione del governo alla Calabria, e attenzione non perché andiamo lì a dire noi siamo poverelli, noi abbiamo bisogno, ma non solo questo, è un sostegno che passa dal far capire che vogliamo riconquistare la credibilità che le classi dirigenti passate ci hanno fatto perdere, perché è chiaro che un governo nazionale si impegna e investe nella Calabria se capisce che c'è una classe dirigente nuova rispetto al passato, perché è in grado di capire come vanno spese le risorse, che le risorse si riescono a spendere e che si spendono bene, perché è chiaro che nessuno ci darà i fondi se noi ogni qualvolta andiamo lì ci viene rinfacciato che non riusciamo nemmeno a spendere quelli che abbiamo, e la percentuale che ricordavi tu prima di spesa dei fondi comunitari ne è un esempio. E quindi bisogna dire, noi qui vogliamo cambiare, i calabresi vogliono che ci sia una classe dirigente nuova, e lo dimostreranno il 21 settembre. Questa classe dirigente nuova si impegnerà a fare ciò che non è stato fatto sino ad oggi, a fare uno sforzo enorme mettendo in campo tutte quelle che sono le energie, le risorse e le esperienze che ci sono. Però abbiamo bisogno anche di voi, abbiamo bisogno di voi, noi ci prendiamo i nostri impegni e li rispetteremo, però voi vi dovete prendere i vostri e li dovrete rispettare. Bene, facciamo un gioco. Dal 2005 al quasi 2015, no? Sono passate due giunte regionali. Se dovessi tu dovessi fare una pagella, no?
dell'esperienza Loiero, dell'esperienza anche adesso, chi salvi degli assessori, chi vorresti nella tua squadra? Se pensi che in qualche settore insomma qualcuno si è salvato, altrimenti cambiamo tutto, facciamo tutto da zero. No, ma è chiaro, allora questo richiederebbe un'analisi di dettaglio, io non ricordo nemmeno quali erano gli assessori dal 2005 ad oggi. Bisognerebbe poi ricordare i vari rimpasti, ricordare chi è uscito, chi è entrato, quindi direi una fesseria. Certamente bisogna utilizzare le esperienze, tutte le esperienze. Ciò che un aspetto che secondo me deve essere tenuto in considerazione è il modo in cui le esperienze si vogliono approcciare alle nuove figure. Allora io non accetto chi dice dopo 35 anni di politica e di gestione importante a livello regionale e a livello nazionale devo ancora e voglio ancora fare il traghettatore delle nuove generazioni. Questo non lo accetto perché secondo me è sbagliato. Io credo e accetto chi dice noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, vogliamo continuare a darlo, ma vogliamo continuare a darlo non stando più in prima fila, siamo disposti a metterci in seconda fila, a darvi tutte le nostre risorse, le nostre energie, le nostre esperienze. Poi però voi dovete andare avanti e dovete farlo con la necessità che voi dovete avere certamente di ascoltarci, ma poi di fare voi il quadro di quelle che sono le cose da fare, ascoltando tutti quanti, tutte le esperienze vanno ascoltate, bisogna dare l'attenzione a tutti, però poi bisogna anche capire che non si può pretendere che siano sempre i soliti a decidere, è anche giusto ed è anche arrivato il momento che questa cosa possa essere cambiata. Faccio un'ultima domanda, andiamo a chiudere. Guardando un po' a Roma, i rapporti sono tesi tra Renzi, una buona parte del PD e SEL, e quindi una parte della sinistra che siede in Parlamento. In Calabria qualcuno del centro-sinistra parla di allargamento, cioè di voler allargare la coalizione o a sinistra o forse a destra. Secondo te è una cosa fattibile ipotizzare una cosa del genere, per esempio un'alleanza la butto lì con il nuovo centrodestra? La tematica delle alleanze certamente andrà fatta innanzitutto dal nostro segretario regionale del Partito Democratico che avrà certamente una cosa, quindi nel momento in cui dice la esclude mi sembra che è chiaro ed è netta la risposta. Dopodiché su quello che sta avvenendo col SEL io credo che quella sia una problematica seria. Renzi lo ha ricordato anche nella direzione nazionale che c'è stata ieri, ed è chiaro che non si può pensare di andare avanti rispetto alle alleanze locali se non si risolvono e se non si risolve questo aspetto a livello nazionale. Quindi io mi auguro che possa essere risolto nel confronto che ci deve essere tra i partiti, tra il PD e il SEL a livello nazionale, che questa problematica possa essere risolta, che si trovi una soluzione che fa sì che SEL si impegni a portare avanti quelli che sono gli impegni che devono essere portati avanti e che in Calabria si porti avanti l'alleanza e quindi le primarie di coalizione così come sta avvenendo, visto che oltre alle due candidature del PD vi è quella di Gianni Speranza che rappresenta il SEL. Ultima battuta flash, ieri ti sei incontrato con Renzi, cosa vi siete detti? E poi se hai sentito Mario Oliverio in questi giorni, se avete voglia di vedervi di persona nei prossimi giorni. Ma io ho voglia di stare tra la gente, non con Mario Oliverio, quindi questa voglia non ce l'ho sicuramente. Dopodiché, grazie, dopodiché credo che io, per continuare a rispondere, l'ho sentito Mario Oliverio solo una volta, mi ha telefonato dopo quella bufala che è uscita sul Corriere della Calabria legata all'eventuale al fatto che io sarei stato incandidabile, cosa che poi si è dimostrata essere una bufala ed è bufala che si è sgonfiata subito. Bufala partita da fuoco amico o fuoco nemico? Non mi interessa dove sia partita, mi interessa che sia falsa, e siccome ero tranquillo del fatto che fosse falsa gli ho dato l'importanza che meritava, cioè appunto quasi nulla, tant'è che non sono nemmeno intervenuto sulla vicenda. E, Renzi chiaramente mi ha fatto un grosso in bocca al lupo, mi ha incoraggiato ad andare avanti in questa battaglia, è una battaglia sulla quale chiaramente siamo in linea, in piena linea e sintonia con quello che è il progetto renziano, tra virgolette, a livello nazionale, con quello che ci chiede
anche la segreteria nazionale, cioè uno sforzo in termini di rinnovamento, uno sforzo in termini di cambiamento che deve passare anche da una candidatura nuova. E mi ha fatto una battuta sulla data delle primarie, perché mi ha chiesto, non ricordavo quale fosse il giorno preciso in cui si votava, e io ho detto il 21 settembre, lui mi ha detto San Matteo, e ho detto sì, San Matteo, quindi insomma dovremo festeggiare, speriamo di festeggiare insieme l'onomastico e la vittoria alle primarie. Abbiamo scambiato chiaramente qualche battuta su questo. E sono contento del fatto che di qui alle prossime settimane, al prossimo mese e mezzo che ci separa fino al 21 settembre, avremo anche esponenti importanti della segreteria nazionale e del governo nazionale che saranno presenti in Calabria, che verranno a confrontarsi insieme a noi e che verranno a sostenere questo progetto che vogliamo portare avanti e sul quale i calabresi si esprimeranno con grande partecipazione, ne sono convinto, e anche con grande convinzione il 21 settembre. Allora, un'ultima domanda, cerchiamo di fare un titolo poi anche per i giornali. Allora, tu poco fa hai detto candidatura nuova per quanto riguarda la presidenza della regione. E per quanto riguarda invece il PD, le liste, che ci dici? Qual è la richiesta che farai a Emma Corno? Sarei falso se dicessi da figura diciamo candidato presidente nuovo, se dicessi a Magorno non fare liste rinnovate. È chiaro che chiederò anche che ci siano dei rinnovamento nella lista, però chiedo anche che ci sia quel necessario coinvolgimento delle esperienze di cui certamente c'è bisogno. Penso che la lista del PD debba però essere caratterizzata in modo che rispecchi l'esigenza di un netto cambio anche generazionale, cambio di figure e quindi di rinnovamento. Quindi è ipotizzabile che invece facendo il contrario di quello che hanno fatto i tuoi predecessori, cioè che nella lista del presidente metterai delle personalità, tra cui anche i consiglieri uscenti, invece la lista del PD sia una lista completamente nuova con amministratori locali del PD? No, ma io vedi, non credo, credo che gli eccessi siano sempre sbagliati, cioè soprattutto in politica, noi quando si ha il ruolo di sindaco bisogna fare una scelta e farla subito, amen, e chiudere una questione, perché se ha il problema, se ha il cittadino davanti che ti pone il problema, tu devi prendere una decisione e portarla in atto. La politica ci deve portare però anche a trovare punti di equilibrio, cioè a ragionare tra le soluzioni messe in campo e trovare quella che è la migliore. Quindi penso sia sbagliato dire lista del presidente tutti gli uscenti o lista del PD tutti nuovi e non gli uscenti. Bisognerà fare delle valutazioni che devono assolutamente essere fatte per quanto riguarda la lista del PD dal segretario regionale. Lo ha chiarito anche il nazionale, anche ieri, per chiarire a qualcuno che pensava di... qualcuno che non è chiaramente il segretario regionale, che pensa di poter fare e scegliere i nomi che devono stare nella lista del PD e promette quindi posti in questa lista già da qualche mese, si è chiarito che le liste del PD le fa il PD e quindi le farà innanzitutto il segretario regionale e, se riterrà opportuno, d'intesa con la segreteria nazionale. Bene, grazie, abbiamo concluso. Grazie a voi. Grazie, alla prossima. Allora, Gianluca Callipo, candidato alle primarie del centro-sinistra, diciamo bene, se no Speranza si arrabbia, del centro-sinistra. Allora, girerà la Calabria sicuramente, quale Calabria si aspetta di trovare e con quale spirito affronta questa avventura? Io mi aspetto di trovare la Calabria vera, la Calabria che vuole il cambiamento, la Calabria che pretende che le classi dirigenti che ci sono state negli ultimi 30 anni si mettano un po' da parte, si mettano un po' di lato oppure indietro e lasciano spazio a figure nuove, siano essi giovani, siano essi meno giovani, ma figure nuove che devono avere il compito di affrontare e di risolvere i problemi che in questi 30 anni non sono stati né affrontati e né risolti. E quindi scendo in campo con l'entusiasmo di chi è convinto di rispondere a un'esigenza di calabresi, di chi è convinto che è arrivato il momento di mettere in campo idee nuove, progetti nuovi che certamente devono camminare anche su nuove gambe e che devono far riscoprire ai calabresi la voglia di vivere in Calabria, di creare una famiglia in Calabria, ai giovani di poter trovare le proprie aspirazioni professionali, il proprio lavoro in questa regione. Ecco, la parola più evocata in questo video è Speranza. Secondo lei, come non Speranza il candidato di sé, Speranza come auspicio di un futuro migliore, lei qual è la sua proposta
per ridare speranza ai calabresi. Ecco, su questo voglio dire una cosa chiara. Spesso le proposte sono uguali tra un candidato e un altro. In questo caso c'è una differenza netta. Cioè, in questo caso c'è chi parla di speranza, ma è dal 1980 seduto in consiglio regionale, penso a Oliverio, che dal 1980 si è seduto in consiglio regionale e poi ha sempre avuto ruoli determinanti. E ancora oggi parla di speranza, dopo che per 35 anni ha avuto l'opportunità di concretizzarla, la speranza. Io invece parlo di speranza perché non ho avuto legami con i disastri amministrativi che ci sono stati fino ad oggi. Ho avuto la fortuna di svolgere un'esperienza amministrativa importante che mi ha formato nell'amministrazione provinciale di Vibo come assessore al turismo, ora nella città di Pizzo come sindaco della mia città, che mi ha consentito di fare l'esperienza amministrativa e anche politica all'interno del mio partito, ma che soprattutto mi da amministratore dei tempi della crisi, da amministratore che si è trovato ad affrontare le problematiche dei calabresi nel momento in cui non ci sono le risorse, nel momento in cui ci sono i tagli, nel momento in cui ci sono le mille difficoltà, la consapevolezza che o si cambia davvero e lo si cambia anche attraverso le figure che si mettono in campo, attraverso le nuove idee, un nuovo modo di fare politica, una maggiore concretezza nelle scelte e nelle azioni che si mettono in campo, o non andremo da nessuna parte. Dall'altra parte c'è chi ha avuto già le opportunità e ne ha avute anche per troppi anni. Qui c'è chi si sta mettendo in gioco e i calabresi avranno il 21 settembre la possibilità di scegliere tra la conservazione o tra un progetto di speranza, e che può davvero dare la speranza perché potrà creare quelle opportunità di cui abbiamo bisogno. L'ultima domanda, abbiamo sentito che Matteo Renzi gli ha fatto in bocca al lupo. Qual è la qualità di Matteo Renzi che vorrebbe avere in questo mese e mezzo di campagna elettorale? Ma sicuramente la sua grande capacità di comunicazione. Noi abbiamo bisogno in un mese e mezzo di comunicare ai calabresi quello che è un progetto chiaramente complesso, chiaramente importante, ma che è innanzitutto una voglia di cambiare le cose. Lo dobbiamo comunicare andando in giro nei territori. Lui lo ha fatto con il camper, noi lo faremo con l'auto normale, ma comunque partecipando. È stato anche qua a Diamante. E anche qui, quello di questa sera è un esempio, e anche Renzi è stato qui a Diamante 2 anni fa, se non erro. E quindi chiaramente quella, la stessa di lui, insomma, colgo e apprezzo moltissimo, e chiaramente metto in campo, le faccio mie tra le tante cose, la sua capacità di stare tra la gente, di essere presente, di comunicare e soprattutto di far sapere quelle che sono le sue idee, le idee chiare. Noi faremo altrettanto, lo stiamo già facendo e lo continueremo a fare fino al 21 settembre. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi.